Sono 155 nuovi positivi al coronavirus, diminuiscono i ricoveri sia in reparto che in terapia intensiva, mentre sono 7 i decessi. Nell'ospedale da campo di Cosenza salgono ad 8 i ricoverati, intanto il Covid fa altre vittime, è morto anche un medico di Rocca Bernarda. I carabinieri della stazione di Rogliano colpiti dal virus hanno donato il plasma stamattina all'Annunziata di Cosenza, un contributo per la ricerca. Il sindaco di Randa, dopo un incontro con la task force dell'ASP, ha deciso la chiusura delle scuole fino al 22 dicembre, la stessa scelta operata a Vibo da Maria Limardo. È stato un anno da dimenticare per gli agrumicoltori calabresi. Il presidente di Coldiretti Aceto l'ha definito un vero e proprio crack per il settore. Fiamme nella notte a Siderno, distrutto il tetto di un Lido ristorante e si indaga sull'origine del rogo. Nel giorno dell'Immacolata, nelle case dei cosentini si respira l'aria del Natale con la preparazione del tradizionale cuddurieggio, simbolo della gastronomia prenatalizia. Buonasera e buona festa dell'Immacolata. Apriamo questa edizione del nostro giornale con il consueto bollettino della regione, dunque il punto sul coronavirus. Diminuiscono i contagi in Calabria, sono 155 nuovi positivi, calano anche i ricoveri sia in reparto che in terapia intensiva, mentre sono 7 i decessi. Diminuiscono i contagi in Calabria. In un giorno 155 nuovi positivi su 2.269 tamponi effettuati. Dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al coronavirus sono in totale 18.867, quelle negative 354.630. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 43, Catanzaro 30, Crotone 0, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 77. Sono 376 i pazienti ricoverati in reparto, mentre 25 i degenti in terapia intensiva. Diminuiscono i contagi, ma anche oggi si registrano decessi. Sono 7 le vittime nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 360 dall'inizio della pandemia. E sale ad 8 il numero dei degenti all'interno dell'ospedale da campo di Cosenza. Altro trasferimento nel pomeriggio di oggi dall'Annunziata, dove la situazione al pronto soccorso è sotto controllo. Cresce il numero dei pazienti ricoverati nell'ospedale da campo di Vagliolise. Ieri in serata l'arrivo di 2 pazienti non compresi nel bollettino diffuso dall'ASP, che ne riportava soltanto 5. E oggi un altro trasferimento dal pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, che fa salire a 8 il numero dei ricoverati nel padiglione allestito dall'esercito. Al momento le condizioni dei soggetti sono stabili e non è stato necessario in alcun caso utilizzare i 3 posti di terapia semi-intensiva che sono disponibili all'interno del campo. Il morale dei degenti, ci dicono, è alto e sono tutti supportati da un medico psicologo che li accompagna nel percorso della guarigione da una patologia che, oltre al fisico, mina anche l'equilibrio psicologico dei pazienti ospedalizzati. Oggi, nel giorno della festa di Immacolata, alcuni familiari di degenti sono riusciti a far pervenire ai propri cari oggetti e capiti di cambio, una possibilità che viene consentita tramite il piantone che avvisa gli infermieri all'interno della struttura. Tante le attestazioni e le attenzioni che sta ricevendo il personale in servizio nell'ospedale da parte di associazioni e semplici cittadini. Ieri una signora ha portato un vassoio di classici cuggiurieggi cosentini, accompagnandolo con un biglietto di ringraziamento molto accurato, dedicato a chi sta assicurando alla gente di Cosenza speranza e sicurezza ed è lontano dalle proprie famiglie. Aumentano purtroppo i decessi in Calabria, 10 quelli registrati ieri in regione, di cui 2 a Cosenza tra rianimazione e pronto soccorso. Questa mattina sono aggiunte altre 2 vittime all'ospedale di Cetraro. Si tratta di 2 persone di Amantè e San Giovanni in Fiore, mentre è deceduto al pugliese Ciaccio di Catanzaro un medico sessantenne di Rocca Bernarda nel Crotonese. Intanto si allenta la pressione sull'ospedale dell'Annunziata. I ricoveri sono scesi sotto i 100 al momento e in pronto soccorso sono presenti solo 5 pazienti Covid ed è sotto controllo anche la questione relativa ai contagi tra sanitari, fenomeno che si era acuito nella fase in cui all'interno del reparto stazionavano decine di pazienti in condizioni non proprio di piena sicurezza. E come dicevamo, sono 7 nuovi decessi in Calabria e tra le vittime anche un medico di Rocca Bernarda. Si allunga l'elenco dei medici morti a causa del Covid-19. L'ultima vittima era originaria di Rocca Bernarda, nel Crotonese. Si tratta di Antonio Pugliese, 60 anni. Prestava servizio per l'ufficio vaccinazioni dell'azienda sanitaria provinciale. Era risultato positivo al Covid nell'ottobre scorso e successivamente era stato ricoverato in ospedale, prima a Crotone e poi trasferito a Catanzaro. Dopo un periodo trascorso nel reparto Covid del Pugliese Ciaccio, era stato trasferito in terapia intensiva, dove è deceduto la notte scorsa.
ed era originario di Reggio Calabria, un medico di famiglia deceduto a Vercelli. Aveva 62 anni Franco Barillà e da oltre un mese era ricoverato all'ospedale Sant'Andrea della città piemontese. In Calabria sono 7 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, una a Catanzaro, una a Crotone e 5 a Cosenza. 2 pazienti sono deceduti all'ospedale di Cetraro, gli altri all'Annunziata. Tra le vittime un 78enne residente a San Ferdinando, un 58enne di Rossano e una donna di 76 anni di Casali del Manco, deceduta ieri. I carabinieri della stazione di Rogliano, guariti dal Covid, hanno donato questa mattina il plasma per aiutare la ricerca. Ecco i carabinieri della stazione di Rogliano mentre donano il plasma all'Annunziata di Cosenza. Sono stati colpiti dal virus, sono guariti e così hanno voluto dare il loro contributo alla ricerca. La terapia col plasma iperimmune è una terapia che è stata affrontata già nella prima ondata su scala nazionale e devo dire già nella prima ondata anche nel nostro ospedale, oltre che essere stati reclutati una ventina di donatori di plasma iperimmune, in alcuni pazienti è stato già utilizzato questo tipo di approccio. Oggi, di fronte a questo nuovo ampliamento relativamente alle infezioni, stiamo ulteriormente selezionando donatori fra i pazienti, i soggetti che sono guariti da questa patologia, sottolineando che solo il 30% dei donatori ipotetici è reclutabile per la raccolta del plasma, perché prima di poter essere sottoposti a questo processo che si chiama aferesi, è necessario valutare quanti anticorpi efficaci, cosiddetti immunizzanti, sono presenti in questo plasma. E oggi ci siamo approcciati a questo percorso, dove una parte dei carabinieri hanno donato il sangue da utilizzare per gli interventi chirurgici, per i pazienti leucemici e quant'altro. Un'altra parte, la più sostanziosa, è stata valutata per la raccolta del plasma iperimmune. Ne abbiamo trattato già 6 di pazienti con risultati sovrapponibili a quello del resto dell'Italia, perché bisogna sottolineare che in questa fase, sia col protocollo regionale che col protocollo nazionale definito tsunami, nel quale nella prossima settimana saremo reclutati anche noi come centro trasfusionale e come unità clinica, diciamo che in questi 2 tipi di protocolli l'utilizzo del plasma iperimmune è riservato ai pazienti gravi. C'è poi la questione delle scuole. Bene, il sindaco di Rende, dopo un incontro con la task force dell'ASP, ha deciso la chiusura delle scuole fino al 22 dicembre. Rende ci ripensa. A dire il vero, il sindaco Manna non era convintissimo di riaprire i portoni degli istituti scolastici per far rientrare gli alunni in classe già da domani. È vero, in una prima fase si era lasciato ammaliare dai numeri, dal contagio non allarmante ed aveva preso il toro per le corna. Si apre. Ma le perplessità espresse dai genitori degli studenti, messe nero su bianco in una lettera sottoscritta da 800 persone, ha avuto il suo peso. E così stamattina Manna si è incontrato con i responsabili della task force, a cui l'ASP di Cosenza ha affidato il compito di gestire la fase pandemica. Un lungo confronto durato all'incirca un paio d'ore, nel corso del quale sono state riesaminate le tabelle del contagio, il numero dei casi, la possibile proiezione e insieme si è giunti ad una conclusione che appare la più rassicurante per tutti. Stop alle campanelle fino al prossimo 22 dicembre, che tradotto significa si tornerà in aula il 7 gennaio. Manna insomma ha preso atto delle difficoltà di garantire a tutti gli studenti un sereno iter scolastico in presenza, ha interpretato le preoccupazioni dei genitori incassando le titubanze dell'ASP e ha deciso che non è il caso di rischiare, quindi tutti a casa a seguire le lezioni in DAD. E scuole chiuse anche a Vibo Valentia, una decisione sofferta, ha detto il sindaco Maria Limardo. Si tornerà sui banchi in aula il 7 gennaio a Vibo Valentia. Il sindaco Maria Limardo ha firmato un'ordinanza con la quale di fatto chiude le scuole fino al 22 dicembre. Considerate le vacanze natalizie, l'attività didattica in presenza riprenderà all'inizio del nuovo anno. Una decisione sofferta, dice, ma necessaria. Un sindaco che ha il dovere della prudenza deve ascoltare il proprio
la propria comunità scientifica di riferimento, che per me è costituita certamente dall'ASP, certamente dalla comunità medica. Io ho una lettera dell'ASP con doppia firma sulla didattica in presenza, le leggo testualmente, mi si scrive che a tutt'oggi persiste un rischio di contagio medio-alto, per cui bisogna rallentare la curva di crescita del contagio stesso. Si rende necessario ridurre le occasioni di spostamento e pertanto mi si suggerisce la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado. È evidente che al cospetto di un parere di questo genere un sindaco ben poco possa fare, cioè il rischio evidentemente è elevato. Analoga preoccupazione è stata espressa anche dai medici pediatri. Io ho una lettera della Federazione Italiana Medici Pediatri, nella quale mi si consiglia ancora una volta di non riaprire le scuole in presenza. Mi si dice, le leggo la conclusione a firma del dottore Manfrida, segretario provinciale della Federazione Italiana Pediatri: il parere della comunità che rappresento non è favorevole alla riapertura delle scuole nel periodo prenatalizio. Ordinanza sposata dai dirigenti scolastici che però ha creato qualche divisione, ma nel palazzo di città si ragiona per priorità. Mettendo sul piatto della bilancia, da una parte preservare la salute, che noi abbiamo sempre detto essere messa al primo posto di tutta la scala di priorità, e dall'altra aprire le scuole, si preferisce ovviamente scegliere la strada della salute. E anche a Crotone scuole chiuse fino al 22 dicembre. A Crotone sospesa la didattica in presenza fino al 22 dicembre, l'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Voce, per il quale è una decisione che andava presa. Il dato che registriamo, sottolinea il primo cittadino, con 26 bambini dai 5 ai 12 anni risultati positivi, le difficoltà di tracciamento, la capacità di questo virus di insinuarsi in maniera subdola, i dati più complessivi che registra il territorio fanno prevalere il diritto alla sicurezza e la tutela della salute, soprattutto per i bambini e i ragazzi. La decisione, fa sapere il sindaco Voce, è stata assunta condividendola con i dirigenti scolastici, con i genitori, i rappresentanti di istituto, con il parere espresso dal Dipartimento Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale. Il diritto allo studio, prosegue il sindaco, resta fondamentale, ma di fronte all'insorgenza di una situazione che potrebbe portare a conseguenze gravissime, è necessario far prevalere il diritto alla salute. I bambini e i ragazzi vanno tutelati e purtroppo anche la cronaca di questi giorni sta facendo registrare una serie di situazioni molto gravi e dolorose che attengono al mondo della scuola. Il provvedimento del sindaco prevede dunque la sospensione della didattica in presenza dal 9 al 22 dicembre, fatta salva l'autonomia scolastica per quanto attiene la possibilità da parte degli istituti di svolgere didattica in presenza per alunni con diverse abilità e per le materne. Ed è stato un anno da dimenticare anche per gli agrumicoltori calabresi. Il rumore dei passi negli agrumeti feriti della Sibaritide, le clementine, vanto della Calabria, coprono il terreno in un tappeto colorato di agrumi ormai inutilizzabili dopo l'ultima ondata di maltempo ed è crisi profonda per un comparto già duramente provato fin dall'inizio della campagna 2020-2021 per i prezzi alla produzione bassissimi, come denuncia la Coldiretti Calabria. Il presidente Franco Aceto evidenzia come il conto economico per gli agricoltori sia drammaticamente in perdita. Il territorio della Sibaritide sottolinea che impernia la sua economia proprio sulle clementine e soggetta a un crack senza precedenti. L'annata è da dimenticare sia per le imprese che per le pesanti conseguenze sull'occupazione. Piove sul bagnato perché al maltempo si è aggiunto anche il Covid. La proposta è quella di un patto di filiera tra il mondo della produzione e della distribuzione e
quello della raccolta, un momento drammatico che a onor del vero non si vive solo in Calabria. E la Coldiretti nazionale a fare una stima dei danni delle campagne finite sott'acqua nei giorni scorsi, conto salato 14 miliardi, un debito da imputare al cambiamento climatico e all'abbandono dei territori. Il governo dovrà fare la sua parte, ma vanno individuate misure di contrasto e cambiamenti d'abitudini e chissà di lavoro. Fiamme nella notte a Siderno, distrutto il tetto di un Lido ristorante. Serata movimentata ieri a Siderno intorno alle 23, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per domare un incendio che si è sviluppato sul tetto di un Lido ristorante, il Paradise Beach sul lungomare delle Palme. Le fiamme hanno colpito la parte alta della struttura e grazie all'intervento dei vigili si è evitata la totale distruzione dell'esercizio. È servita infatti quasi un'ora di lavoro per spegnere le fiamme. A dare l'allarme è pattuglia delle forze dell'ordine impegnate nel controllo del territorio, viste le restrizioni per l'emergenza legata al coronavirus. L'episodio ha, si fa per dire, animato la silenziosa notte sidernese, infatti la città era vuota. 12 mesi fa sarebbe stata tutt'altra musica. Alcuni dei lidi che avete incrociato nelle immagini sono aperti anche d'inverno e garantiscono servizi di ristorazione alla pari del Paradise Beach, sebbene questo esercizio sia sotto sequestro, quindi chiuso da un paio d'anni per un procedimento giudiziario. I titolari hanno fatto ricorso contro lo stesso provvedimento, ma la situazione è ancora in sospeso. Circa le cause dell'incendio non si hanno notizie, si possono fare solo ipotesi e a tal proposito non si può escludere che a provocare l'incendio sia stato il lancio di un petardo da parte di qualcuno che era ancora forse in giro, ma è solo un'idea. Le indagini sono in corso e si aspetta chiaramente la relazione dei vigili del fuoco. Pur attenendosi alle restrizioni imposte dall'emergenza Covid, anche quest'anno si è rinnovata la tradizione legata alla festa dell'Immacolata a Catanzaro. L'emergenza Covid non ferma le tradizioni legate alla festività dell'Immacolata. Pur attenendosi alle restrizioni dettate dal momento particolare, anche quest'anno a Catanzaro la solenne celebrazione. Una festa molto sentita. L'Immacolata è patrona della città di Catanzaro, che per sua intercessione fu liberata dalla peste. Questa mattina alla messa solenne presso la Basilica dell'Immacolata, celebrata dall'Arcivescovo Metropolita Monsignor Vincenzo Bertolone, una preghiera rivolta alla Vergine per superare la pandemia e le paure di questo difficile momento. Chiediamo teneramente, ascolta le nostre invocazioni e gli aiuti in questo angoscioso periodo di pandemia che sta conducendo alla tomba tante persone. Al termine della messa l'arcivescovo ha offerto la classica corona di fiori alla stele posizionata all'esterno della basilica con il supporto fondamentale dei vigili del fuoco. Ecco mentre sale sulla scala che si eleva verso la sacra effigie. Monsignor Bertolone ha quindi deposto i fiori in cima alla statua della Madonna che sovrasta la piazzetta adiacente alla basilica dell'Immacolata, benedicendo tutti i fedeli. E nel giorno dell'Immacolata nelle case dei cosentini si respira l'aria di Natale con la preparazione del tradizionale cugiurieggio, simbolo della gastronomia prenatalizia. Cos'è questo odore che invade e abita le nostre case dal 7 dicembre? Questo odore che sa di Natale? Benvenuti nella mia cucina. Ci siamo lasciati a luglio con le pinne e ci troviamo a dicembre con che cosa se non con i cugiurieggi. E allora friggiamoli questi cugiurieggi che fanno tanto casa. Sui cugiurieggi ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi li preferisce con maggiore patata, con minore patata, uguale patata e farina. La mia ricetta è 500 grammi di farina, un po' meno di patate, 8 grammi di lievito, 250 di acqua, 5 di sale. Ora, i cugiurieggi classici sono quelli che abbiamo appena tolto dalla padella. Questa è la monachella, cioè quella ripiena con l'acciuga. E il ripieno dei cugiurieggi poi varia, perché può essere ripieno di qualsiasi cosa. Ci possiamo mettere l'anduia, ci possiamo mettere la rosamarina, ci possiamo mettere il caciocavallo. Il classico cugiurieggio
è questo, quello semplice, quello liscio, quello nature. Eccolo, è quello che a me mi fa impazzire e mi piace anche proprio questa ritualità nel girarlo e nel farlo gonfiare nell'olio bollente. Io non amo i kujurirji, di più, ho una passione sfrenata, tanto da averne fatto dei piccoli addobbi per il mio albero di cucuzza longa. Ecco, il kujurirji sta andando, noi li posizioniamo nel nostro cesto, nel frattempo ne abbiamo fritti un po' delle diverse qualità. Non mi resta che augurarvi buon kujurirji a tutti, insieme naturalmente al capo Brigata e buon Immacolata. Ciao! Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Seduta poco mossa per le principali piazze del vecchio continente, gli operatori continuano a monitorare l'andamento dei contagi, specialmente negli Stati Uniti, dove i record negativi degli ultimi giorni stanno spingendo diversi stati ad adottare misure restrittive. Il focus resta rivolto verso gli ultimi sviluppi riguardanti il nuovo pacchetto di stimoli fiscali. Le speranze di un accordo bipartisan sulla base di un piano da 908 miliardi di dollari si sono rapidamente affievoliti con lo stallo dei colloqui negli ultimi giorni tra democratici e repubblicani. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina inoltre rappresentano una delle maggiori preoccupazioni per i mercati dopo che Washington ha annunciato sanzioni nei confronti di 14 funzionari cinesi. Ritornando in Europa, focus anche sul Regno Unito, dove ha già avuto inizio la distribuzione del vaccino e con gli investitori che monitorano la situazione Brexit. Spostando il focus sull'agenda macro odierna, la lettura finale relativa al PIL dell'Eurozona del terzo trimestre 2020 ha evidenziato un progresso del 12,5% su base trimestrale. Così il FTSE MIB di Milano e il CAC 40 di Parigi cedono lo 0,2%, l'IBEX 35 di Madrid lo 0,5%, mentre il DAX di Francoforte e il FTSE 100 di Londra hanno guadagnato lo 0,1%. Oltreoceano il Dow Jones segna un progresso dello 0,3% e l'S&P 500 dello 0,1%, mentre il Nasdaq cede lo 0,1%. Sul Forex il cambio euro-dollaro viaggia a 1,212 e il dollaro-yen è in area 104,13. Tra le materie prime, le quotazioni del greggio vedono il Brent flat a 48,77 dollari e il VTI a meno 0,4% a 45,55. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 116 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,55%. Tornando a Piazza Affari, performance positiva per Moncler a più 2,1%, ancora in scia all'acquisizione di Stone Island. Il rialzo anche ricordati a più 1,1%, mentre scivolano in coda Inuit a meno 2% e Leonardo a meno 2,3%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sulla nostra regione è in arrivo un nuovo maltempo a partire da mercoledì, con piogge sparse, in particolare sui versanti tirrenici e neve sui monti. Tutto ciò a causa di una nuova perturbazione che si genererà all'interno di una vasta area depressionaria che domina sull'Europa, alimentata da aria polare marittima fredda. Domani nuvoloso su Cosentino, in particolare versanti tirrenici e zone interne, e sul Catanzarese tirrenico, dove saranno possibili piogge sparse, localmente anche temporalesche, con nevicate oltre 1400 metri. Altrove parzialmente nuvoloso, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio anche sui restanti versanti tirrenici, dove si verificheranno piogge sparse. In serata la quota neve scenderà intorno a 1300 metri ovunque. Passiamo a mari e venti. Domani venti inizialmente da sud-ovest forti, che poi però dal pomeriggio tenderanno a ruotare provenendo da ovest quasi ovunque e a diminuire un po' la loro intensità. Medio e alto mar Tirreno agitato, così come il basso Ionio e lo Ionio Crotonese a largo. Gli altri mari saranno molto mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.